Entrambi abbiamo solo da perdere. Mi dispiace, Cassie! Salve a tutti ragazzi e bentornati da PlayJumper Zero. Sì, ieri sera ho visto il film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Purtroppo aggiungerei, e devo dire che sono veramente deluso. Molto deluso è una sola parola per descrivere questo film. Inutile. Adesso vi spiego il perché in questa video recensione. Chi sei tu? Sono l'uomo che può darti quella cosa che desideri. E sarebbe? Tempo. Questo film, ragazzi, descrive esattamente come è messa l'MCU al momento, ovvero malissimo, perché la storia è pietosa. Non la voglio raccontare per evitare spoiler, anche se vorrei farlo per non sottoporvi alla stessa tortura a cui sono stato sottoposto io a guardare questo film. I personaggi, ragazzi, sono... veramente non ne parlo, dico soltanto che Kang l'hanno sprecato in maniera incredibile. C'è Modok, ma non è neanche Modok, è una patata gigante fluttuante che poi finisce come finisce la terza sorella in Obi-Wan, nella serie di Obi-Wan che no. Questo film, ragazzi, è inutile. Il termine esatto è inutile. Questo film non fa né caldo né freddo del futuro dell'MCU. Perché anche se Kang non fosse mai stato rivelato, l'MCU comunque avrebbe avuto la sua dinastia di Kang. Spero di aver colto il messaggio, ragazzi, di avervi trasmesso quello che ho provato io. Un incredibile stato di rabbia e odio per quello che stavo guardando. Quindi, ragazzi, il mio voto per questo film è 4. Spero che questa video recensione vi sia stata d'aiuto a capire che non bisogna guardarlo, perché non fa né caldo né freddo. E niente, noi comunque ci vediamo in un altro video. Un saluto da PlayJumper Zero, alla prossima, ragazzi. Ciao!